Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati su Testing Cars. Oggi vi inganno, vedete tutto un background bucolico, ma in realtà non siamo in nessun posto esotico, diciamo nessuna Toscana o posto del genere. Siamo nella ridente Milano, che per quanto sia abbastanza verde non è proprio appunto la Toscana. Siamo a Milano perché devo farvi vedere una city car, ve la volevo mostrare, e essendo una city car ho fatto un collegamento logico molto base, quindi ho detto vabbè, vediamola in città. La city car in oggetto, ve la faccio vedere subito, è lei, la mitica Toyota IQ. Tra l'altro IQ vi ricorda qualcosa? C'è un'assonanza? IQ for two. E infatti quest'auto, prodotta dal 2008 al 2015, in realtà poi arriva in Italia solo dal 2009, andava a puntare direttamente come concorrente alla mitica Smart for two. Senza nulla togliere al Fortwo originale, grande oggetto che ha fatto la storia del design automobilistico, la Smart for two a cui punta la IQ è la seconda serie, la V451 mi pare, una cosa del genere, se non ricordo tutti i codici di tutte le auto, però dovrebbe essere quella. Quindi un'auto che già rispetto ai 2,50 m della Smart originale era cresciuta, era diventata 2,70 m, qui la IQ siamo poco sotto i 3 m, che è comunque una dimensione minuscola, cioè quest'auto praticamente è più corta della Mini originale, se ricordo bene. E in questo poco spazio i geni in Toyota, poco spazio in lunghezza, anche se poi ve la faccio vedere frontalmente, l'auto era stata molto larga, 1,70 m quasi di larghezza, per un'altezza di 150, quindi 1,50 m, serve comunque l'abitabilità per i posti posteriori. Comunque i geni in Toyota erano riusciti a battere, secondo me, la Smart su una cosa fondamentale, cioè loro in questa grandezza, in queste dimensioni, avevano infilato 2 posti extra, ve li faccio vedere. 2 posti, voi direte sì, vabbè, che ci metto un chihuahua dietro? No, vi farò vedere dopo che non è così. E come hanno fatto a ficcare 2 posti extra in un'auto così corta? Con un po' di ingegneria intelligente, tipico dei giapponesi. Quindi questo bell'interno, tanto ve lo faccio vedere, dopo ve lo faccio vedere meglio, comunque è un interno cioccolato, come direbbe l'Apo, vabbè, un interno secondo me che si è mantenuto molto attuale, nonostante la qualità delle plastiche sia poi non eccelsa, suona un po' da plastica dura e vuota, però in realtà questo pattern molto carino che hanno fatto graffiato dà un aspetto molto più nobile di quanto non sia in realtà il materiale all'interno tutto. Come hanno fatto a sfruttare gli spazi per ottenere 4 posti in un'auto così corta? Ecco qua, prima di tutto vediamo una simmetria tra il lato guidatore e il lato passeggero. Questa simmetria è stata resa possibile da una serie di trucchetti. Uno è stato quello di prendere tutto il reparto del compressore, dell'aria condizionata e quant'altro, ridurre l'unità di un 30% circa, e loro sono riusciti a infilarla al posto di lì, che è il posto tipico dove viene messo sulle auto generalmente, con il filtro poi abitacolo e quant'altro, sono riusciti a infilarlo qui dietro, nell'unità centrale, quindi spazio liberato qui davanti. Altra chicca per liberare spazio, ce l'andiamo a vedere. Apro con la leva, ragazzi, mi sdraio, modalità riparazioni in auto, ecco qua. Andiamo ad aprire il cofanuzzo di questa macchinina, eccoci qua, dovrei saperlo fare, ragazzi, ecco qua, perfetto. Sotto al mini cofano c'è il vuoto, in realtà, perché questa poi in prova è un 3 cilindri, è il 1000 3 cilindri derivazione Aygo, un ottimo motorino, un 3 cilindri da 68 cavalli, quindi per circa 90 Nm di coppia, quindi non proprio, diciamo, morto, anzi all'epoca era uno dei 3 cilindri più performanti di 1000 cc aspirati. Questo motorino ha una chicca che poi è stata utilizzata anche da altri costruttori in seguito, questa è stata un po' una prima mondiale nell'IQ. C'è tutto il gruppo, diciamo, differenziale, quant'altro, che è stato spostato in avanti rispetto al motore, quindi invece di essere, e chiudo perché tanto non c'è molto da vedere qui sotto, invece di essere dietro sotto al motore è messo in avanti, questo permette di liberare ancora più spazio dal lato dell'abitacolo e quindi accentuare ancora di più questa distanza, diciamo. Ma voi mi direte, va bene, approfitto per farvi vedere, l'avete già visto, questa c'ha il cambio automatico, tra l'altro è un cambio CVT, dopo vedremo come si comporta la guida, amore e odio il CVT, lo sappiamo, però questa è una versione proprio, diciamo, a parte l'allestimento estetico con questo color melanzana che mi fa impazzire e quant'altro, è un allestimento molto basic dal punto di vista meccanico, quindi in realtà il CVT era un optional, però diciamo che per degli appassionati della guida come noi è un po' una condanna, però in realtà non è male, permette, diciamo, di sfruttare l'auto proprio come un giocattolone per la città, e vedremo alla guida di che parlo. E dicevamo, quindi ci sto io in questa macchinina, 1,85 m sono sia davanti che dietro, proviamo, faccio una prova live per far vedere che non imbroglio, chiudo la porta
e il passaggio lo faccio senza modificare la posizione del sedile. Quindi qui ci sto, sono 1,85, ho una marea di spazio, anzi potrei anche farmi una tacca avanti perché poi sennò è proprio, ecco qua, guardate, posso sdraiarmi, ho oltre una mano di spazio. Vado dietro, vediamo, cioè dovrebbe essere un passaggino, vedete c'è un passaggio mitico qua, guardate, perché l'auto è molto larga, quindi c'è molto spazio tra, vedete io non arrivo facilmente all'altro lato, all'altra portiera. Faccio questo passaggino, mi metto così, così mi vedete mentre mi affatico per passare. Quante volte siete passati da piccoli davanti e dietro alla macchina dei vostri genitori? È più dura farlo a 38 anni. Eccoci qua, siamo dietro. Quindi io sono effettivamente dietro me stesso, 1,85 dietro 1,85. E signore e signori, ho abbondante spazio per le gambe. Tra l'altro, vi faccio notare, ho anche tanto spazio per la testa. E qui, altra chicca di Toyota, siccome qui di solito sotto le panchette c'è il serbatoio nelle auto, loro hanno sviluppato un serbatoio da 35-37 litri, adesso non ricordo, alto solo 12 cm, che va a estendersi sotto tutto il pianale dell'auto. Quindi hanno eliminato la questione del serbatoio sotto la panchetta posteriore, dando la possibilità a chi siede dietro di avere abbondante spazio per la testa, quindi niente male. Ci potrebbe fare un viaggio, qui, cioè non sto per niente scomodo. Ovviamente, è inutile che vi prendo in giro, lì dietro, dietro al guidatore, questo è il sedile settato per la mia altezza, non ci mettete un'altra persona di 1,80 m, però se avete la classica famiglia, due genitori, mamma e papà con due figli, finché almeno tutti e due i figli non diventano di 1,80 m, riuscite a metterci quattro persone, che non è niente male. Passiamo fuori, perché tutto questo ovviamente ha un costo in termini di spazio, tutta questa magia, e ve lo faccio vedere subito. Il costo in termini di spazio è questo qui, che è il bagagliaio. Avete visto il mio zainetto messo sui sedili posteriori? Il bagagliaio è chiaramente molto piccolo. Se prendo il mio zainetto, che all'interno ha due ventose e qualcos'altro, faccio fatica a metterlo qui. Ovviamente i sedili sono ribaltabili, quindi li butto giù. Qui mancano anche i poggiatesti, che hanno una forma molto carina, ma ci mettono un cane solitamente i proprietari di quest'auto. Quindi se io vado a tirare giù i sedili, ho un vano di carico molto 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 ampio, davvero molto ampio. Volete faccia la prova? Mi metto anche nel vano di carico? Guardate, è enorme. Quindi insomma, molto più pratica della Smartina Fortwo anche in questo senso. Si guida anche meglio, quindi adesso ci andiamo a vedere come si guida. Anzi, vi faccio l'ultima cosa, perché voi direte: ma io qui dietro ci metto i miei figli, ma si ammazzano, perché la Smart Fortwo aveva la cellula Tridium e quant'altro. Nessuna paura, perché qui c'è un'etichettina che è un giveaway di qualcosa, e vi dice che qui c'è un airbag a tendina, è una prima mondiale anche questa sull'EQ, che protegge in caso di impatto da dietro, di tamponamento, gli occupanti posteriori. L'EQ ne ha 9 di airbag, quindi non è affatto un'auto poco sicura. Chiudo le panchette, ci infiliamo in macchina e andiamo a vedere come si guida, ragazzi, perché secondo me è sorprendente anche dal punto di vista dinamico. Dai, attacco la ventosa, tra poco. Eccoci qua, ragazzoli, allora siamo in macchina, ci cinturiamo da bravi, ecco qua, cambio in P, giro di chiave ed ecco l'auto si avvia subito. Ci mettiamo in drive, dubito che ci serva lo sport di un CVT, e ci muoviamo. Eccoci qua, allora guardiamo bene, andiamo. Qui siamo in Piazzale Libia, a Milano. Chi è di Milano o comunque via Milano, tanto sa che vuol dire il rotondone in appoggio di Piazzale Libia, quello che ha appena fatto con la 500 Abarth che ci è sprecciata davanti. Guidate con prudenza, soprattutto in città. E noi invece nel curvone in appoggio di Piazzale Libia ci rendiamo conto subito della prima peculiarità della EQ, cioè che l'auto ha un assetto molto piatto, molto rigido. Questo non vuol dire che sia un assetto che non copia molto l'asfalto, comunque le sospensioni sono rigide ma copiano. Complice anche una gommatura molto generosa nella spalla, perché sono delle 175-65 su cerchio a 14, quindi c'è tanta spalla che va a fare da cuscino. E questa secondo me è un po' la soluzione che hanno trovato in Toyota, no? Non che la Smart fosse un'auto particolarmente comoda sul pavé, perché era abbastanza spietata, saltellava qua e là. La prima serie poi pazzesca, però il compromesso è questo. Noi siamo giocati un assetto molto piatto, abbastanza piatto. Se riesco vi faccio vedere dopo, vi faccio una clip dove faccio vedere che se uno muove la macchina muovendola proprio lateralmente, lo spazio tra cerchio e passaruota non si muove di un millimetro, niente. L'unico zona di cuscino viene effettuata dalla spalla praticamente della gomma.
Io sbircio il semaforo ogni tanto, ragazzi. Dicevamo, il compromesso è stato questo: probabilmente di fare un assetto un po' più rigido. Quest'auto su delle percorrenze più veloci, le curve veloci, si comporta molto bene. Con una 1300 manuale di questa, ci ho fatto anche la Serravalle una volta, ed è una macchina che comunque è molto piantata, complice anche la larghezza dell'auto, che è maggiore rispetto a quella che è solitamente la larghezza di questo segmento. Quindi auto che riesce a essere contemporaneamente quindi molto piantata come assetto, ma a copiare abbastanza l'asfalto. Adesso faremo un pezzettino sul pavé tra poco, e ci renderemo conto che non è che sto proprio a saltare, diciamo, come una vecchia Mini. Altra cosa impressionante: nonostante un angolo di, cioè un raggio di sterzo molto stretto, quest'auto fa delle manovre, chiaramente una City Car è stata studiata per questo, nonostante questo l'auto ha uno sterzo particolarmente reattivo. E adesso devo girare a destra, qui giro il volante, la macchina si appoggia subito, è un po', no, felina, diciamo, nei movimenti, quindi molto piacevole da questo punto di vista. Eccoci qua sul pavé, ragazzi, a tremare come matti. In realtà neanche più di tanto, vedete, sicuramente non è il massimo del comfort, ma per quella che è la dimensione e il peso dell'auto, ricordiamo che sono circa tra gli 860 e i 930 kg a seconda della motorizzazione dell'allestimento, per quello che è la dimensione e il peso dell'auto, la macchina si comporta molto bene, non saltella proprio con un coniglietto in giro. Quindi diciamo, uno sterzo piacevole, molto piacevole veramente. Ecco qua, vedete, piccoli input, io mi divinco nel traffico. Un assetto piacevole, sportiveggiante anche. D'altro canto, questa rispetto alla Smart ha un'impostazione più da auto classica. Questa è una trazione anteriore, col motore anteriore, ci sono 2 metri di passo, quindi le ruote sono molto agli estremi, quindi è anche molto stabile, diciamo, la larghezza aiuta molto. La Smart era fondamentalmente una trazione posteriore col motore centrale basso, insomma, era una configurazione che uno dice: ah, che bello, la trazione posteriore, mi ci diverto. No, neanche, perché poi la Smart aveva un SP molto intrusivo, il cambio solo manuale, qui abbiamo il CVT, ok, ma pardon, solo automatico, qui abbiamo il CVT, ok, ma c'è anche la possibilità di averla manuale, quindi per chi si vuole divertire alla guida sfrutta il manuale e si diverte. Lì sulla Smart avevamo solo un automatico, non dei migliori, sì, nella seconda serie era un po' migliorato, ma non era niente di eccellente. Con un SP intrusivo, questa trazione posteriore non veniva sfruttata, c'era ancora la questione delle ruote più strette davanti, senza peso davanti sull'anteriore, quindi andando a fare le curve in maniera un po' più allegra, si poteva soltanto generare del sottosterzo, fondamentalmente sbagliando soprattutto sul bagnato, quindi diciamo non era entusiasmante alla guida, mentre questa si guida come una compatta trazione anteriore, tutto sommato. La 1300 è entusiasmante, diciamo, la macchina non pesa tanto, 100 cavalli, un cambio manuale, è una macchina di tutto rispetto, quindi c'è una versione anche super sportiva di questa, tra virgolette super sportiva. Le super sportive c'erano, le fece la Gazoo Racing, ne fece una versione col compressore volumetrico, in realtà era la GRMN Gazoo Racing, mi pare Masters of Nürburgring, una cosa del genere, quindi una sottodivisione della Gazoo Racing, prese un centinaio di EQ e le fece da 120 cavalli, 122 cavalli, con il compressore volumetrico, quindi vabbè, quella è una rarità, si trova solo sul mercato, era solo per il mercato giapponese, in pochi esemplari. Ne fecero anche una elettrica, mi pare, qualche centinaio elettrica, ma avevano pochissimo range, quindi erano per un utilizzo più da flotte aziendali o cose del genere. Comunque dicevamo, ci sono le varianti sportive, qui stiamo provando però la versione con questo CVT e con il 1068 cavalli. Non è entusiasmante dal punto di vista delle performance, lo è comunque, rimane entusiasmante dal punto di vista dinamico, però se uno non ha pretese, velleità sportive e il classico utente medio che vuole soltanto una seconda auto per girare in città senza stress, questa è la classica auto dove il nonno, la nonna, chi è, gira la chiave, la macchina si accende, gira il volante, acceleratore, freno e la macchina lo porta dove vuole, no? Quindi molto molto pratica per chi non ha nessun interesse e utilizza l'auto soltanto come un oggetto per andare da A a B, e c'è poi la variante, volendo, anche sportiva. Vale la pena quindi di prenderla rispetto a una Smart Fortwo? Visto che la diretta concorrente io la tiro in ballo sempre, questa Fortwo. Per me sì, dinamicamente non c'è dubbio, assolutamente, cioè questa è un'auto piacevole da guidare, ripeto, anche in questa forma base col CVT. Dal punto di vista dell'acquisto,
Ecco, secondo me sì, anche lì. Allora, questa non è mai arrivata a costare poco come le Smart Fortwo, che hanno raggiunto picchi in basso anche i 2-3 mila euro, 3.500 così. È un'auto che mediamente ha mantenuto sempre il suo valore nell'usato, circa sui 6-7 mila euro, veramente negli ultimi 10 anni forse è variato di poco il prezzo. Un affare ora che i prezzi di tutto l'usato sono aumentati, perché queste ancora non sono, essendo già un po' alto prima il prezzo di mercato di queste EQ usate, paradossalmente adesso si mantiene sempre su quei 7.000 euro, che secondo me sono un'ottima cifra per portarsi a casa una vettura di questo tipo. Pensate anche che un'auto molto più affidabile della Smart, senza nulla togliere la buona Smartina che stiamo massacrando oggi, ma in realtà perde, secondo me, questa vince a mani basse, diciamo, la sfida. Questa è un'auto che comunque appunto è fatta a Toyota, che è uno dei, forse se non il primo marchio per affidabilità nel mondo, siamo lì, insomma, nella top 3 probabilmente, sicuramente. Adesso non sono aggiornata al 2022, ma non mi sorprenderebbe saperla prima, ecco, la Toyota. Quindi comprate un'auto molto affidabile, si trovano con chilometraggi relativamente più bassi rispetto alle Smart, sono state tenute da persone comunque pagando la 6-7 mila euro anche usata, avevano magari la possibilità, diciamo, di non le trattavano proprio da motorino, ma magari facevano una manutenzione un po' più accurata del motore, motori che comunque durano un po' di più sicuramente rispetto a quelli delle Smart. Quindi dal punto di vista dell'acquisto mi sembra un acquisto abbastanza sicuro. Adesso mi accosto qua, vi do gli ultimi due suggerimenti tipici. Quindi dicevamo, dal punto di vista dell'acquisto, un acquisto pressoché sicuro. Dal punto di vista della dinamica, un acquisto che vale più di una Smart, insomma, secondo me, ragazzi, è un'auto che, voglio dire, dovete spendere meno di 10.000 euro. Magari avete il problema che vi serve una super mini per forza, perché avete uno spazio nel box dove c'entra un'auto e mezza, quindi la super mini vi permette di parcheggiarci agevolmente. Volete una città, vivete in una città come Milano, Napoli, dove per voi un mezzo metro in più di macchina è essenziale, cioè perdete la possibilità di parcheggiare in un sacco di spot, di angolini. Insomma, vi serve la super mini a tutti i costi. Cavolo, io non vedo alternative a questa. Cioè, comunque, in una super mini avete 4 posti, spazio a volontà, una dinamica di guida piacevole, una semplicità di guida volendo con questo cambio comunque eccellente. Insomma, è un'auto per tutti, non vedo veramente, e tra l'altro non vedo nel panorama attuale un'auto che possa essere ancora oggi competitor di questa, non c'è molto, a meno che non mi servano le porte in più. In quel caso io poi vorrei dedicare un video sul canale a una macchina anche ritengo generale, che è la Citroen C1, che poi comunque è una Toyota, perché è la Toyota Aygo rimarchiata, diciamo, rebadge dalla Citroen. Però se non vi servono le porte extra, ragazzi, è un'auto che è imbattibile, un 3 più 1, ok, però con due bambini, una famiglia, ci porta a spasso, insomma, ci vai dove vuoi, viaggi bene anche in autostrada, ci puoi andare a un'ora, due ore da Milano o dalla città dove sei, insomma, è un'auto, secondo me, da questo punto di vista, eccellente e inimitabile al giorno d'oggi. Quindi abbiamo trattato anche oggi un'altra chicca dell'automotive, secondo me, perché è proprio una piccola perla che meritava uno spazio, sicuramente su Testing Cars, ma quello, insomma, è una cosa mia, ma insomma merita uno spazio, secondo me, più spazio a livello di riconoscimento globale. Batte la fatidica Smart, quindi la sfida è vinta a mani basse dalla EQ. Niente, ragazzi, sono contento, mi avete dedicato anche ora oggi un po' di tempo per questa chicca. Io, come sempre, vedete, vi porto il canale dalla sportiva alla cosa del genere, quindi niente, non vi tedio oltre, se no i miei video diventano sempre di 40 minuti. Vi invito, come sempre, per me molto importante, a iscrivervi al canale, condividete il video se vi sembrano dica troppe cavolate, spero di no, insomma, lo faccio con amore. Quindi niente, iscrivetevi, condividete, che è importantissimo. Abbiamo aperto anche una paginetta internet, un sito internet, testingcars.com, dove trovate un po' un riassunto di quelli che sono i vari social di Testing Cars, compresi i video di YouTube. C'è anche un form, se volete compilarlo, perché volete che farmi provare una vostra auto, può essere qualsiasi cosa, ragazzi, da una 500 vecchia a una 500L, anche no, ragazzi, scherzo, o a qualsiasi altra auto, insomma, non c'è limite a quello che può essere rappresentativo di un'auto che sia importante nel panorama automotive, a livello storico. Quindi niente, se volete c'è il form, lo compilate, potete anche allegare una foto della macchina, ci organizziamo, ci facciamo magari un bel pranzo insieme e facciamo questo test della vostra auto. Altrimenti, comunque, vi ripeto, condividete e quant'altro. Sono felicissimo di aver provato la EQ, è un'auto che desideravo portare sul canale da tanto, auto geniale, e come tante auto che trattiamo sul canale ha i suoi punti di genialità. E noi ci andiamo a pigliare a quelli, perché secondo me sono importantissimi per il panorama delle auto degli ultimi 100 anni, mettiamola così. Quindi, mitica EQ,
mitici voi che mi seguite ancora nonostante la mia parlantina a volte a perdere a vuoto. Dai, ci vediamo la prossima volta. Fate tutte quelle belle cose, iscrivetevi, bla bla bla. E niente, la prossima che sarà? Che sarà? La prossima auto? C'è qualcosa in serbo per voi, dai, qualcosa di interessante. Quindi un bacione, alla prossima e grazie per l'attenzione. Ciao!